Ciao a tutti, oggi siamo qui con un altro ex studente, poi diventato professore del Conservatorio di Aosta, tra parentesi anche uno dei miei. Ciao Salvatore, grazie per essere qui con noi. Ciao Carol. Da allievo, che cosa ti ricordi del Conservatorio di Aosta? Io mi ricordo tantissime cose. Innanzitutto ho visto le tre sedi, non due come molti hanno ricordato, quindi vecchio tempo fa. Mi ricordo molti momenti divertenti, ovviamente al di fuori del contesto accademico, in cui ovviamente si faceva amicizia. Mi ricordo come fosse ieri le lezioni di canto corale o le lezioni di solfeggio, quindi quelle di gruppo. Noi chitarristi viviamo sempre in una piccola nicchia in cui suoniamo sempre da soli praticamente. E invece la cosa interessante di quello che ho visto all'interno del Conservatorio d'Aosta era proprio che le lezioni di musica d'insieme erano, oltre un ottimo momento di didattica e di apprendimento, erano anche un modo per familiarizzare, per conoscere persone che avevano gli stessi interessi. Cioè, ancora adesso io sono molto molto amico di persone che ho conosciuto ormai 20 anni fa. Un ottimo ricordo sia da un punto di vista didattico sia da un punto di vista umano. Anche gli stessi miei insegnanti sono diventati miei amici e adesso colleghi, tra virgolette. Ovviamente io sono, diciamo, appena arrivato, quindi non ho una grande esperienza, però diciamo, mi fa piacere comunque avere anche il loro supporto. Mi è capitato spesso di chiedere comunque consiglio a chi ha un'esperienza più lunga della mia, che mi può sicuramente aiutare in ambito didattico. Prima era in ambito di apprendimento, perché ovviamente ero uno studente, adesso sicuramente chi ha un insegnamento ventennale, trentennale, ha sicuramente molte cose da dirmi ancora. Diciamo, sono ancora un loro studente adesso dal punto di vista, diciamo, didattico. Il tuo percorso poi com'è continuato dopo il conservatorio? Allora, il mio percorso è stato in generale un po' articolato. Innanzitutto io ho iniziato a studiare musica quando avevo 20 anni, da zero. Non sapevo neanche cosa fosse il conservatorio. La mia idea all'inizio era solo quella di studiare la chitarra, cioè imparare a fare gli accordi. Poi la cosa mi è un po' sfuggita di mano, nel senso che poi appunto ho iniziato a studiare prima privatamente con un ragazzo che ai tempi era diplomando, un bravissimo chitarrista, Davide, e dopo questi 2 anni ho deciso di iscrivermi all'istituto musicale. Ai tempi ancora non era pareggiato, io mi ricordo che era pareggiato proprio l'anno in cui ho dato il quinto anno, io ho fatto il vecchio ordinamento, si andava a dare gli esami fuori. Poi è stato pareggiato, adesso appunto è diventato appunto conservatoire. Ma diciamo, ho iniziato a fare questo percorso tra virgolette per caso, nel senso che io avrei dovuto fare l'architetto. Poi gradualmente ho imparato a conoscere la musica, tanto da abbandonare l'architettura e da fare soltanto chitarra. Anzi, ai tempi ho iniziato a studiare anche per 4 anni pianoforte e composizione alla SFOM. E quindi, diciamo, dal niente ho iniziato a fare praticamente tutto a livello musicale. E poi, appunto, dopo il percorso di chitarra, io ho sempre avuto la passione per l'informatica, quindi ho abbinato, diciamo, il diploma vecchio ordinamento in chitarra alla musica elettronica, che al Conservatorio d'Aosta non c'è, però l'ho studiata in conservatorio a Torino e quindi ho abbinato le mie due passioni. Infatti, la materia che insegno io al conservatorio è informatica musicale, che appunto richiede le due competenze, diciamo, multimediali e anche musicali, che, diciamo, è quello di cui vivo. E quindi alla luce delle tue esperienze, consiglieresti il Conservatorio di Aosta? Sicuramente, nel senso che appunto ho passato una gran parte della mia vita a studiare dentro il conservatoire e il 90% credo assolutamente di quello che io so a livello musicale l'ho appreso grazie a questo percorso, grazie a tutti gli insegnanti e ancora adesso io, oltre a, diciamo, insegnare conservatorio, insegno anche nelle scuole medie a indirizzo musicale, mi rendo conto che tutto quello che insegno, quindi a livello di chitarra, ma anche a livello di teoria, a livello di, diciamo, di armonia, le poche cose di armonia che si fanno alle medie, le ho imparate al conservatorio e mi rendo conto di quanto questo mi abbia formato negli anni. Non da ultimo, studiare musica, oltre ovviamente avere un percorso che punta a quella della carriera da solista o comunque da strumentale, l'ho vissuto anche sulla mia pelle. Secondo me chi decide di iscriversi al conservatoire può valutare anche l'idea non solo della via del solista, anche perché sappiamo che ci sono molti musicisti bravi, però ci sono anche dei musicisti che non sono nati per fare il solista. Io sono l'esempio classico, nel senso che io vivo di musica ormai da 12 anni e non avevo quell'interesse là, anche se ho una passione fortissima per la musica, cioè tutto quello che è legato alla musica, a prescindere dal genere. Io non, diciamo, ascolto qualsiasi genere di musica e questo mi ha aperto tantissimo. In generale, quindi, quello che consiglio è di valutare l'iscrizione al, diciamo, al conservatorio, un conservatorio in generale, a prescindere dell'idea
per cui uno magari da piccolino pensa che suonerà in orchestra. Io ho iniziato a suonare a 20 anni, nonostante questo sono un insegnante di ruolo di chitarra, e questo mi ha permesso, diciamo, di conoscere la musica e diciamo, di trasmetterla a mia volta ai miei alunni. Quindi l'idea è quella di iscriversi per conoscere un ambito, di non spaventarsi all'idea di dire: se mi iscrivo al conservatorio devo finire alla Scala o Reggio. Posso anche finirci, però io faccio spesso l'esempio dell'architettura, cioè se io mi iscrivo architettura non lo faccio, nessuno scrive architettura perché deve diventare Renzo Piano, poi magari può diventare anche Renzo Piano, ma l'idea è quella di fare un lavoro in modo ottimale, nel miglior modo possibile, quindi di fare l'architetto al 100% per le proprie possibilità, così come io faccio l'insegnante di chitarra alle medie musicali nel 100% delle mie possibilità, l'informatica musicale, videoscrittura al conservatorio, anche se so di non essere un grosso esponente di nessuno dei due ambiti, ma che comunque so di farlo in modo, diciamo, molto professionale, anche se non si è finiti dentro la Scala o qualsiasi altro ambito di altissimo livello. Cioè la musica è, diciamo, appagante e comunque dà molte possibilità lavorative se la si fa in modo serio, e affrontare un percorso all'interno del conservatorio ti prepara in qualsiasi ambito. Io ho frequentato anche il Conservatorio di Torino per quanto riguarda musica elettronica, il Conservatorio Santa Cecilia di Roma per quanto riguarda l'orchestrazione virtuale, quindi ho un'idea di come funziona all'interno dei conservatori, e c'è veramente un altissimo livello che vi permette anche a livello estero, cioè di proporsi anche a livello estero lavorativo, non soltanto locale. L'importante è ovviamente essere preparati, e per essere preparati il conservatorio, diciamo, è la miglior scuola che può esserci in Val d'Aosta. Speriamo che chi guarderà questo video, no, ascolti i tuoi consigli. Ti ringraziamo per aver risposto alle nostre domande. Grazie e ricordo che ci saranno altri protagonisti nelle prossime puntate. Grazie a tutti, grazie Salvatore, a presto.